Sono Gin, dalla strada pure io. Bravissimo, Gin, andiamo con la sei lettera tonic D. Stamattina, Gin. Brillantissima Sara. Sara scatenata. Con la lettera D. D. Scarso o privo di forza fisica. Non è casolino. Cosa? Come? Non ho capito la domanda. Ripetiamo. Scarso o privo di forza fisica con la D. Lettera? Gin, per piacere. De? Non ridere, concentrati. De? Cazzo. Ho detto? Oh, Carlo, andiamo al prossimo, andiamo no, al prossimo. Per favore, Gin. Cioè, non hai sbagliato la domanda al villaggio, non è che stai giocando per un milione di franchi, stai calmo. Porca miseria. Andiamo al prossimo. Pizza, Twitch. Ma come ti pare? Ma perché? Con Barista, la miscela professionale per uso domestico di caffè Chicco d'Oro. Chiccodoro.ch. Il lunedì, il martedì, il mercoledì, il giovedì, il venerdì, gli scemi del villaggio. Il villaggio di Rete 3. Il villaggio di Rete 3. Ha dimenticato il gel questa mattina, praticamente un Playmobil, gli si può staccare il cuoio capelluto e metterlo su un altro personaggio. Questo è Paolo Guglielmoni, buongiorno Paolo. Buongiorno Paolo, ma soprattutto questa sera alla festa delle fragole di Camorino, non proprio il Tomorrowland a Stoccolma, come giradischi ci sarà Stoccolma. DJ Joas. Ecco, perché per la prima volta che giri dischi hai scelto questo pseudonimo DJ Joas? Perché per privazione di fantasia, ho chiesto a Nicolò consiglio, mi ha detto visto che nessuno conosce il tuo nome, ti chiamano tutti in un modo diverso. Fai DJ Joas. Allora, i DJ acchiappano tantissimo, nel senso sono diventati più famosi delle rockstar, più famosi dei rapper, guadagnano fior fior di miliardi, sono influencer, fanno tendenza, hanno delle linee di moda, sono testimonial di brand ultramiliardari e hanno dei nomi particolari, non si possono chiamare DJ Joas. Ah, quindi mentivi, come dovrei chiamarmi? Allora, essere un DJ e chiamarsi DJ Joas è come trovare un pezzo di terra libero sul cucuzzolo del Sasso Cordone e sperare che ci sia già una domanda di costruzione di Stefano Artioli, no Paolo? Costruito anche sul Sasso Cordone, si certo, parla di grandi abusi. Ci inchiniamo ad Artioli. Sul Sasso Cordone. È come guardare lo speciale di Eurosong e sperare di non sentire superlativi e retorica da parte di Casati, cioè persona tipo, veramente meraviglia. Sì, cioè Casati super. È proprio, cioè è come San Francesco d'Assisi, cioè parla con come gli uccellini. È un po' too much, Casati come San Francesco d'Assisi per me è il parallelismo. È come andare a Pitti Uomo a Firenze con Armando Ceroni pretendendo che sia più elegante di Brunello Cucinelli e che non indossi le ciabatte di Caifa, insomma. Ecco. Come avere Matteo Pelli nel CDA della sagra dei Cicit e sperare che non decida nulla sull'impasto, sulla capito? È come andare dal sarto con Paolo Guglielmoni e far fare su misura le calze contenitive. Cioè, è un'impresa. Che dipende da quanti peli hai sulle gambe, capisci? Con le calze contenitive vengono meno i peli. Prego, Balmelli, la replica. No, io voglio fare la lista di cose che realmente succederanno questa sera alla festa delle fragole a Camorino. Diamo gli orari. Di fianco alle dalle 10 venite. C'è il mio amico Roberto Rota, viene? Sicuramente Roby Rota ci sarà, ma non facciamo inside jokes, per favore. Di fianco al leggendario Comelina Stadium, anche conosciuto come Theater of Dreams, soprattutto da quelli che si sono fermati in buvetta oltre le 2 di mattina. Prima suoneranno gli Sgaffi, che si esibiranno con i loro cavalli di battaglia, tipo il coccodrillo come fa, 44 gatti, mi scappa la pipì papà. Poi Fabri e Pieri, i cantanti, faranno body surf su una banana Chiquita gonfiabile di quelle giganti. Hello. Poi DJ Sterchi entrerà con la sua playlist che va dai Vomitors agli Eroes del Silenzio e chiuderà alla grande con l'inedita Legalizzazione degli Scapè. Facciamoli mettere dischi, ma non facciamoli fare il discorso del primo d'agosto, DJ Sterchi. Alessandro Veletta, prendo le distanze da quello che dice sul collega. Gli Scapè è il momento massimo. Sì. Mentre Alessandro Veletta, presente anche lui sull'onda del successo dopo il firmacopia del DVD del suo documentario, proporrà la piramide umana, cioè sotto Sterchi, poi salgo io, poi Veletta in cima, e proporrà anche al pubblico un Wall of Death, ove tutti reggono una porzione di fragole con la panna, cioè si scontrano, no? Te capì? Ecco, cosa fai Paolo? Poi,
prego, finisci pure. Tu hai la canzone, eh? No, ecco, solo per dire che a quel momento, quando è successo tutto ciò, dovrei essere riuscito ad accendere il computer, magari metti sui due brani in camino. Facciamo un applauso a DJ Joss, ai suoi primi esperimenti come DJ. Come ti vestirai? Lo chiamano il ghetto del sopracciglio. Pensavo di mettere una t-shirt dei NoFX per sembrare più solita domanile. Cosa, il solito cappellino degli sgaffi. Cappellino degli sgaffi e via. Allora, visto che abbiamo cominciato con un dissing tra di noi, vorrei fare io una canzone che si intitola Nico dagli occhi blu. Bene. Nico dagli occhi blu, senza mondiale lo stesso non sei più. Vero. Piove sulla tua Porsche, sui tuoi capelli rasati giù. Poi c'è ancora una classe seconda B, eri già scemo a quello stadio lì. Tra poco torniamo con l'ospite. Bella, finita così. Finita. C'è comunque un bel testo dietro. Io ho una bella storia da raccontare su The Final Countdown, visto che qua sono il decano. Quando andavo al liceo Lugano 2 a Trevano, avevamo fatto la festa all'STS, dove si potevano, lì ha sempre un po' più... Che avesse distrutto tutto. No, e c'era naturalmente, era l'87, io avevo 17 anni, cercavo i miei primi contatti con le ragazze perché al ginnasio era andata male. E nella luce, diciamo, soffusa, hanno cominciato a mettere la strobo che spezzava i movimenti, no? E c'era un tipo completamente svalvolato che dal proscenio continuava a fare tipo break dance. E visto che io non cuccavo proprio punto, non cuccavo niente, ho preso una pistola d'acqua, sì. E visto che nessuno vedeva niente, continuavo a spruzzare sto tipo. E lui si incazzava come una bestia. Più si incazzava e più lo spruzzava. È la metafora della tua vita. Che bella storia, come si diverte. Mi è piaciuta, Nicolò. Bella, andiamo a introdurre. Se lo meritavo, perché ero un cretino. No, bella. Andiamo con il liquidato. Ho messo proprio il vetril. A introdurre l'ultima eccellente ospite di questa stagione. Vai. Del villaggio di Rete 3. Vai regia. Benza. No, non è Benza. Chi è? Fabio Bosia. Sara Galeazzi. Mamma mia, brividi, sei arrivata, che bello. Buongiorno, caro. Buongiorno. Il bottone del microfono, Sara. Play. Calma. Mi hanno detto che fanno tutto dalla regia. Sì. Brava, Sara, allora tu... Sì, poi mi spiegate perché Simply the Best, ma per ultima. No. Allora, ogni sera tu conduci alle 19:45. Sara, ha finito il budget, tu sei venuta gratis. Ho pensato. Parliamo solo in 45 alla volta. Allora, Sara, dalle 19:45 alle 19:55 ogni sera, dopo il quotidiano e prima del TG, c'è... Dalla Z. Oh, che è il nuovo quiz, ormai c'è da qualche settimana, della RSI. Se dovessi spiegare come si gioca con il concorrente che arriva ogni sera, spiegalo al mio parente Franco Baroni, che è un po' rimbambito. O alla mamma di Casolini. Ecco, vai, come si gioca? Allora, facciamo per due volte un percorso dalla A alla Z e dalla Z alla A. Sì. 21 domande, 180 secondi, 2500 franchi in palio, con gli aiuti. Se tu rispondi in maniera sbagliata non conta, quindi puoi sparare, ma nessuno spara, tendenzialmente. E per ogni aiuto togliamo 100 franchi. Allora, sentiamo... Hai capito, Casolini? Via il tempo. A piscine scivoli, a... Acqua Park. Ecco il concorrente lento. Acqua Park. Acqua Splash. No, Acqua Park. No. Lettera, Acqua Park. Sì. Bravo. Andiamo avanti. Lo mette dappertutto il saccente, B. Becco. Sì. Bravo, andiamo avanti. Una leggera imbarcazione fluviale. Canoa. C. Canoa. Sì. Dai, andiamo avanti. Un ispettore della TV tedesca, D. Derrick. Dai. Derrick. Sì. Derrick, andiamo avanti. La pozione che allunga la vita, E. Elisir. Sì. Bravo. Lo Stato USA con Cape Canaveral. Florida. Florida, dai. Letta. Florida. Florida. Sì. Segnala, tu sei un fenomeno, scusa. Gong. Sì. Precede causa in una locuzione latina, H. Honoris. Dai. Lettera. Ma che lettera? Honoris. Honoris. Lettera. Honoris. Lettera. Honoris. Mi scuso per il concorrente. Honoris. L'ha detto. Da porre la Fabrizio, lo salutiamo. Allora, c'è un po' di emozione naturalmente nel fare il percorso.
Direi di sì, anche se un signore mi ha detto bisogna smetterla di dire che sul divano è molto più semplice. No, è il contrario, perché sul divano da casa non hai l'adrenalina che ti fa rispondere. Bravo signore. Salutiamo Fabrizio, uno dei concorrenti di Dalla alla Z. In promozione di questo gioco ti hanno chiesto... Che fa grandi ascolti, cioè grandi record per Sara Galeazzi. Possiamo silenziare Casolini che... cioè diamo merito a Sara Galeazzi. Possiamo, la molestia di Casolini possiamo silenziare. Sara Galeazzi, grandi ascolti. In una tua recente intervista per lanciare il quiz, Sara, tu hai detto: se potessi scegliere tra qualsiasi personaggio della TV svizzera, chi inviteresti a cena? Tu hai risposto Fabrizio Casati. C'è un applauso perché fa già ridere. Confermo. Poi mi spiegate perché lo trattate così male. Fabri. Nel periodo in cui conducevate insieme pausa pranzo, grande dice, periodo. Lui era più pranzo che pausa, ricordiamo. No. Dici, Sara risponde: ci frequentavamo tutti i giorni, la gente, il pubblico pensava fossimo una coppia, invece eravamo solo grandi amici. Oggi ci vediamo poco ed è peccato, così hai detto in questa intervista. Sì. Confermi tutto. Confermo tutto. No, ma dai. Allora, noi abbiamo una bellissima sorpresa per te. Fabrizio Casati è qui! Ciao Fabrizio! No, non è vero! Meraviglia! Vieni Fabrizio! Si vede che lo segue Casati. Vieni Fabrizio! Vieni Vincio! No, lo sento, dov'è? Allora, era uno scherzo a Liverpool per Eurovision. Ha fatto degli hashtag nuovi ieri, Allora, ecco, Casati a Liverpool, noi lo seguiamo, prego. Beh, Casolini. Perché sai che ha fatto la retrospettiva, ci saranno grandi interviste con Mara Maionchi, che è la numero uno e merita il Nobel, ha detto. Con Mengoni, che è uno scandalo che abbia venduto meno dei Queen e dei Nirvana, ha detto così. Marco, un amico, li voglio bene. Vabbè. Tutta invidia. Ha fatto questi hashtag, ha scritto: Forrer, animo buono, numero unissimo. Tanteo. Poi ha fatto hashtag Remo is the new Bonovox, hashtag Forrer, 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 solo Forrer, fortissimamente Forrer, hashtag scoprendo Forrer, hashtag che brava persona, mi riempi il cuore, Forrer, hashtag water gun mio, piango. Ma la smetti di ridere, hashtag, Fabri, sei fortissimo. Hashtag Marius Ber, chi? Hashtag Sebalter spostati. Hashtag Sebalter hai venduto meno degli squagia malvagia. Hashtag Eurosong i sognatori una sola famiglia, viva la felicità. Hashtag Mara Maionchi ma quanto ti amiamo. Hashtag Marco Mengoni idolo, ti stimo fratello. Tornerà da Liverpool Casati, certo. Poi nascondi. No, perché Casati, un po' beh, per chi ha visto il film Zelig di Woody Allen, tende proprio a immedesimarsi in questo Remo Forrer, che è il concorrente svizzero. L'altro giorno cioè, Casati parlava di una canzone del Kirghizistan, li stava dipingendo come i re. Cioè, abbiamo c'è visto gente che suonava le percussioni con i cosi del. Dai. Tutta invidia. Sui social Rete 3 abbiamo visto questa cosa bellissima. Remo Forrer che riesce ad accedere alla finale. Remo Freuler. Remo Forrer che arriva nel corridoio. Il primo che gli si va incontro è Casati che gli dice Remo we did it. We did it. Cioè, Remo we did it. C'è cioè, Casati che viene da Corzone su Remo we did it. Ma dai, non vai. Commento. Cioè mandiamo una canzone perché su Casati stiamo. Domani per chi volesse dalle 21 da Liverpool col commento della nostra Alice Cavallini e di Gian Andrea Costa ci sarà la finale di Eurovision non riesco a dire le parole. Son contest. Prego. Contorsio. Villaggio. Non aver paura di essere strano. C'è Sara Galeazzi con noi, la collega dalla A alla Z. Vogliamo fare anche un'intervista dalla A alla Z per la Sara Galeazzi privata. Il pubblico vuole sapere anche le coulisse del personaggio. Da bom. Sì, allora, ecco, tu parli molto dialetto perché sei di Montecarasso, parlate dialetto in casa. Io sono di Bellinzona, a dir la verità. Ah, è acquisita col marito Montecarasso. Ah, esatto. Ok, e quindi di solito c'è cattivo sangue, no, tra Montecarasso e Bellinzona. No, ma cosa stai dicendo? No, adesso Paolo ha tutte le sue idee. Oh, tra Montecarasso e Sementina però sei... Sì, vabbè, so fa scherz, però non è che... No. Ma il mio omelo è da Gibiasca, quindi... Però alla fine, ecco, vedi... Alla fine Bellinzona siamo tutti accoglienti e non capisco perché Paolo tu pensi che uno debba parlare dialetto, ma perché il venga via da Bellinzona? Ma perché magari quando... C'è anche gente a Viganello che... Quando Sara era ragazza, era bambina, non c'era quella cosa di parlare in casa solo italiano perché dovevamo parlare italiano a scuola e non confondere le parole tra dialetto e italiano. I miei genitori avevano un po' questa fissa qua.
tuoi no. Mio papà aveva la fissa che bisognava parlare dialetto con le persone che si incontravano fuori, perché almeno entri più in simpatia, entri più in confidenza. Che è vera, no? Però il dialetto di Monte Carasso non l'ho imparato, che dici ignuro, per dire allora ignuro. Ignuro dire? Se no mi ama di gnosca, gnosco, anche di il dialetto. È tosto, io parlo è quello tosto. Della ferrovia. Sì, sì. Casolino intanto si è addormentato, hai capito? Gnuro e gno, niente. Ho delle vibrazioni che arrivano fino ai piedi. Che Sara mi ha detto nei corridoi della RSI, mi ha detto, hai invitato Crista Rigozzi che è di Monte Carasso, allora tanto valeva che invitavi anche me, che sono anch'io di Monte Carasso, anch'io due figli. Altre similitudini? Gemelli. Gemelli. Ah, gemelli. Come la Crista, gemelle le sue, tu gemelli maschi? Gemelli maschi. Età? 16 anni e mezzo. E qua sì. Beh, adolescenza piena? Adolescenza piena, sì. Meglio non parlarne perché poi si imbarazzano. Sì, è vero. Ecco, esatto. Ecco. Avete messo l'urlo di Tarzan. Diciamo che uno è già Tarzan, l'altro non ancora. L'altro cita. È vero che ogni sera dopo il lavoro sali a Mornera a piedi per il tuo CrossFit? No, io sono più mattiniera, quindi salgo la mattina. Ma vai da Monte Carasso a Mornera? Da Monte Carasso a Mornera, potresti seguirmi una volta. Tutte le mattine anche, vai. Anche Casolini. Tutte no, le che tutte le mattine. Casolini viene su in funivia, se caso. Scendo in funivia. A Monte Carasso conosci l'Andrea del ristorante Air Pipa che ha fatto il Mago Merlino in un nostro sketch? Certo, l'Andrea Giuliani, siamo coetanei. Vogliamo salutare l'Andrea del salutiamo Pipa? Detto Saluto. Sì, salutiamo Giuliani. Allora, pubblico, ferma il mondo, 0848 030503 per vincere la chiavetta con le canzoni di Nicolò e Joss. Adesso giochiamo dalla A alla Z con Sara che vi fa delle domande, voi chiamate in diretta. Se rispondete correttamente avete subito diritto a una chiavetta, quindi praticamente... Lash Barlaz di Chavet. Ecco, ricordiamo a Paolo magari che i parenti di Menico non possono partecipare. Neanche di Sara. Ecco, neanche di Sara. Pronto, con chi Pronto? Parliamo? Calmati, non urlare che non è necessario. Pronto? 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 Non è necessario. Sì, pronto? Chi è il telefono? Ciao. Pronto? Ciao. Ciao. Sono io. Devi abbassare la radio, mi sa. Adesso non so se è la radio accesa... La signorina, sì, pronto? Con la radio accesa. Ciao, buongiorno, con chi parliamo? Ciao, Tania. Da dove? Dalla Valcolla. Dalla Valcolla. Ciao, Tania. Allora, ti facciamo giocare con Sara Galeazzi dalla alla Z per vincere la chiavetta con le canzoni del sottoscritto e dell'amico e conoscente Balmelli. Allora, Sara Galeazzi, dalla alla Z via la Mancia con Tania. Iniziamo con la lettera A. La effettua l'alpinista con la A. È lunga. Dai, è facile. A? Sì. Vuoi chiedere, vuoi chiedere una lettera? Chiedere una lettera. R. Togliamo una canzone da l'arrampicata. Arrampicata, brava, fenomeno. Rimani in linea, prendiamo subito i tuoi dati, eh? Sì. Pronto, grazie. Andiamo. Niente, viva la Valcolla. Pronto. Con chi parliamo? Pronto. Chi è? René. Dalla strada. Bravo. Spingo per strada. Bravo René, bravo. Ciao René. Spingo per fare una notazione però. Il Guglia prima si è fermato e si è bloccato all'età dei gemelli perché stava chiedendo 16 e mezzo il primo e l'altro. Brillante. Un applauso a René. Alma. Bravo René. Vai Sara. Adesso vediamo se ce la fa anche. Con la lettera B, René, un cane con le zampe corte. Con la B, bassotto. Non è Casolini. Ripeti? Il bassotto. Bravissimo. Bravo. Rimani lì, René, dalla strada. Una morfa, vita sulla René strada. Morfa. Pronto? Terza telefonata con la C. Con chi parliamo? Pronto? Abbassate il volume della radio. Mi sento Bolzani. Pronto? Pronto. Ciao. Ciao Patrick. Ciao. Allora, Patrick, vai Sara. Lettera C. Allora Patrick, per te la lettera C, un'auto con il tetto apribile, che non è la Porsche di Casolini, che l'ha cambiata, ha preso un crossover. Coupé. Ma no, che coupé. No. Tetto apribile, può, Patrick. Può riprovare. Sì, certo, sì. Le domande sbagliate non contano. Oh, Madonna, non sono bello. Oh, calma con le parole, vai avanti. Tetto apribile con la C. Con la C. È capotabile. Capottabile, no, non è la parola che capottabile. Al massimo decapottabile. Ti chiediamo un attimo di concentrarti, Patrick. Con la lettera C, dai, che facile, la sai. Con la lettera A, ca. Cab. Ca. Cabrio. Bravo. No.
Va bene, cabrio. Eh no, cabriolet. Scusa, è più lunga. Cabriolet adesso. Va bene. Buona, grazie. Bravissimo, Patrick. Non esageriamo con gli applausi. Applaudiamo questo uomo che ha fatto uno sforzo. Bravo, Patrick. Con la D. D. Il prossimo concorrente o la prossima. Pronto? Pronto? Sì, ciao. Con chi parliamo? Ehi, lì. Sono Gin, dalla strada pure io. Bravissimo. Gin, andiamo con la lettera D. Sei tonic stamattina, Gin? Brillantissima, Sara. Sara scatenata. Con la lettera D. D. Scarso o privo di forza fisica. Non è casolino. Cosa? Non ho capito la domanda. Ripetiamo. Scarso o privo di forza fisica, con la D. Caspita. Lettera? Gin, per piacere. De? Non ridere, concentrati. De? Cazzo. Ho detto? Oh, il andiamo al prossimo, andiamo no, al prossimo. Per favore, Gin. Cioè, non è, hai sbagliato la domanda al villaggio, non è che stai giocando per un milione di franchi, stai calmo. Porca miseria. Andiamo al prossimo. Pizza, pizza. Ma come, ma ti pare? Ma perché? Pronto? Con chi? Ciao, a parte ciao. Che si sentiva niente. Ciao, come ti chiami? Ciao, mi chiamo Valli. E da dove? Come, scusa? Valli. Valli? Valli, da sì. Dove Valli. Chiami? Dal Malcantone. Benissimo. Andiamo ancora con la lettera D, Sara? Sì. Ah, ancora con la D. La stessa? Sì. Scarso o privo di forza fisica, con la D, Valli? Debole. Bravissima. Debole. Bravissima. E tu sei fortissima. Bravissimi tutti. Ci fermiamo qui. Seconda manche tra poco. Non mettete giù il telefono perché avete ancora diritto a vincere le nostre chiavette. Prego, Balmelli. Balmelli. Prendiamo altre chiamate. Potete giocare con Sara Galeazzi. Lo ricordiamo, e vincere delle splendide, meravigliose, come direbbe Casati, chiavette USB con le nostre canzoni. Fino a quanto durerà dalla la Z dopo come il quotidiano? Fino a quando, non fino a quanto. Fino a quando, come le scuole. Fino a quanto, che domanda è? Mamma, Guglielmo. Puoi aiutarmi? Compro una vocale? Fino a quando durerà dalla la Z? Fino a venerdì 16 giugno. Ok, sempre dopo il quotidiano e prima del TG, ricordiamo, sulla 1. Allora, facciamo un'altra giocata per vincere le nostre chiavette. Pronto, ciao. Ciao, chi Buongiorno. Sei? Franca da Monte Carasso. Grande Franca. Conosci Sara già? Cioè, la vedi a Monte Carasso quando cammina verso Mornera? Sinceramente è un mesetto che abito qui, quindi... Okay. Benvenuta. Dove abitavi prima? A Lugano? Giubiasco. Ti cambia sponda, capì. Allora andiamo a giocare con la prossima parola. Siamo alla E. Ascolta bene, Franca, è nota quella della Treccani. E. Enciclopedia. Bravissima. Franca. Brava Franca. Franca, bellissima. Anche la britannica è nota e enciclopedia. Giusto. Grazie, Franca, rimani in linea. Grazie. Lascia i dati al nostro Nick Saldagna che ci sta aiutando in questo momento. Prendiamo un'altra chiamata. Pronto. Buongiorno. Con chi parliamo? Giona. Da? Telefono da Frauenfeld, sono militare. No! Idolo, il sergente maggiore, se ti becca ti fa un mazzo tanto, no? Abbastanza, quindi femmin impresa. Lettera F. Femmin impresa. Dai, allora ti meriti la chiavetta. Con la lettera F, difficilissima, si produce con il caglio. Formaggio. Bravissimo, che ne consumate in grande quantità assieme ai Landjäger e ai biscotti militari, no? Su di là. Certo. Ecco, noi ma ti ringrazio. Fortuna lascia finita. Bravo, dai. Ma corso RIP o scuola reclute? Scuola reclute. Ecco, ascolta, noi ti ringraziamo di cuore per il servizio che stai fornendo alla patria. Ti mandiamo una chiavetta USB. Incorporato nei? Nei, sono autista di camion. Sai come scamparla te, ti dormo un paradosso più sì. Di altri, bravo, che fai una buona scelta, Giona, un grande abbraccio e forza, grazie. Che è quasi finì, ciao Giona, ciao, buona giornata, ciao. Anche a te, pronto, siamo arrivati alla lettera G. E dopo la F c'è la C, pronto? Pronto, sì, ciao, sono Nadia. Ciao Nadia. Da dove Nadia? Da Vacallo. Benissimo, vai. Allora Nadia, con la lettera G,
La sua capitale è Tokyo. Giappone. Grande, Giappone. Fermi, no, fermi. Sono più bravi che alla tele. Io posso chiedere una cosa? Ma io lo guardo sempre il tuo quiz dalla A alla Z. Ma come fanno a non arrivare in fondo se sono queste le domande? È impossibile? Cioè la capitale Giappone. Un po' Tokyo, ho capito. Basta andare a scuola, non la sa, no? Tu, questa è una giocata, okay. È una giocata originale, allora, sono bravi qui. Allora ditelo che la RSI volete proprio buttare i soldi dalla finestra. Grazie Nadia, rimani in linea per la chiavetta. Ciao. Tra poco proviamo un esperimento con Balmelli. No. Sì, Balmelli ha preparato un esperimento. È Sara che ha preparato delle domande sul vostro conto e io dovrò rispondere. Benissimo. A tu cavia? Cavia, sempre. Attenzione, Balmelli vuole provare a giocare lui dalla A alla Z, il quiz serale di Sara Galeazzi sulla 1, e allora facciamo giocare Balmelli. Balmelli dalla Z alla A, però. Ah, ecco, perché tu hai inverti, perché poi c'è prima manche e seconda manche. Facciamo già la seconda manche con Balmelli, è già riscaldato. Sì, con Balmelli. Balmelli. Dritti alla seconda manche. Lo chiami Jonas, ma lui si chiama Joas, eh? Sì, ma Joas. Paolo, il nome non fa non fa ridere il nome. Dai, Sara, non ridere. Senti, Joas, allora Balmelli, ti do un consiglio. Conta fino a con che lettera? Crederci. Bravo. Partiamo. Vai. Via il tempo con la lettera Z. Lo è la giacca di Nicolò. Zegna. Bravo. Con la V. Settore economico in cui Paolo ha investito molto. Vitivinicolo. Vero, esatto. Vero. Saluto i docenti produttori del Ticino. Stai zitto un attimo. Lo è Paolo dopo pranzo. Facile, unto. In dialetto sarebbe Vivonch. Con la T. Sì? Bellezza paesaggistica delle regioni di Nicolò. Allora, Mendrisio. Con la T. Traffico, esatto. Con la S. Azione che Paolo esegue continuamente. S. Con la S. Aspetta, adesso. Sgama. Stappare. Gazzosa o champagne? Stappare. Esatto, lo fa chi vede Nicolò per la prima volta. R. Chi vede Nicolò per la prima volta? R, con la R. Ridimensiona. Ridimensiona, esatto. Con la Q, personaggio fiabesco che somiglia a Nico. Quasimodo. Sì. Con la P, canzone preferita di Nico. Pasqualino Maraggià. Esatto. Con la O, Nicolò ama strabuzzarli. O. Come i Bilux, gli occhi. Yuch. Così. Con la N, fastidioso pizzicorio. Pizzicorio al polpaccio. Pizzicorio al polpaccio. Con la N? Con la N, fastidioso pizzicorio al polpaccio. Nicolò. Con la M, quelle di Paolo arrivano a sfiorare le caviglie, ma no. Con la M? Sì. Compro una vocale. No, è vero. Lettera? La seconda, sì. U, mu. Mutande. Mutande. Con la L, il messia di Paolo. Lenin. Sì, esatto. Addirittura. Siamo a metà. Con la I, collo di Nicolò visto da dietro. Ti puoi girare un secondo? Immenso. Con la H, Paolo l'ha sfiorata con i frontaliers. Con la H? Con la H. Hawaii. Hollywood. Sì. Con la G, lo è Paolo di fronte ai politici. Di fronte ai politici. Con che lettera? Con la G. Genuflesso. Sì, giusto. Bravo. Non si può suggerire, però. Grazie. Con la F, sì. Il primo amore di Paolo. Allora, Franca, Federica, Fernet. Fernet. Basta. Con la E, religione di Nicolò. Con la E. Con la E. Religione con la E? Sì. L'egocentrismo, no, sì. Applauso, perché è tutto vero, eh? Sì. Con la D stai andando benissimo, sì. Nicolò se la porta sul groppone. Dermatite. Con la C, no, silenzio. Con la C, strumento indispensabile per Paolo. Cavatappi. Ancora, sempre lì, arriviamo. Vengo fuori malissimo. Sì. Con la B lo è Nicolò. Basso. Non è vero, però è giusto, sì. Okay. Beh, alto non è. E con la A non lo è, Nicolò. Alto! Ho vinto! Hai vinto! Grazie. Ha chiesto una lettera, 2400 franchi. Possiamo, bene, per favore, dare una chiavetta delle canzoni anche a Balmelli, per favore? Ce l'ho scritta io, zio, Stefano. Balmelli. Domani,
da Piotta fino al Lago Ritom c'è questa funivia funicolare. Stamattina, Paolo. Questa funicolare ripidissima. La conosciamo, sì, quella del Ritom. Accanto alla funicolare ci sono più di 4.000 gradini e domani dei, diciamo, facinorosi, coraggiosi, eccetera, scaleranno uno a uno questi 4.000 gradini in una manifestazione che si chiama la Stairways to Heaven. Fermi! Allora, bravo Fabio. Abbiamo qua l'organizzatore della Stairways to Heaven, Aaron Rezzonico. Allora, Aaron, praticamente seduto accanto a Casolini, cosa succede domani? Raccontaci. Allora, domani è una giornata molto, molto intensa. Top. Sarà una giornata. Stop. Vieni qua, Aaron, vieni qua più vicino. Vieni, sì, vieni. Sì. Perfetto. No, un po' paura. Mi fa un po' paura. Ma non sei l'unico che ha paura di me. Tutta la nostra comprensione. Domani abbiamo 450 persone che proveranno a fare questa salita. Sì. 350 in abiti civili, chiamiamolo così, e un centinaio di pompieri. Ah, okay. Che invece fanno la prova individuale per. Con l'equipaggiamento completo per riuscire a partire da in fondo e arrivare in cima. Ma quindi i pompieri, se capisco bene, lo fanno per una loro formazione, o per un loro momento coraggioso? Sì, mettiamola così. Sì. Okay, è diventata un po' una sfida. Non è un obbligo, sì. Non è un obbligo imposto dalle varie sezioni, è volontaria, è su base volontaria. Sì. Domani, Aaron, diciamo anche che la meteo non sarà perfetta e quindi c'è un disturbino in più. No, assolutamente, io la penso diversamente, perché l'anno scorso avevamo un sole che spaccava i sassi e di pompieri ne sono arrivati un po' più della metà, proprio per il caldo. Quindi se fa un po' più fresco, se domani sarà un po' più fresco, o sarà anche meglio. Perché i pompieri non salgono in braghetta curta e canotta, ma vestiti da pompieri. Tenuta antifuoco, bombola, respiratore, casco, occhiali, ecco. 25 kg di equipaggiamento, quindi fanno un grandissimo sforzo ed è bello se... Sì, se non è se la meteo... 36 gradi, allora esatto. Sarebbe... La Stairways to Heaven è una manifestazione ticinese che attrae persone da tutto il mondo, questo lo vogliamo dire. Anche tu... mio marito. A tuo marito, Curzio? L'ha fatta, sì. Sì. E? Anche Davide Riva. Fabrizio Casati... Non lo so, forse sì, ma... Tra l'altro ci sono pendenze, il massimo della pendenza è una roba tipo 90%, Aaron, quanto è? Sì, 89%, che sono un po' più di 40 gradi, comunque è abbastanza impressionante come scalinata. Accanto a te, per chi ci vede sulla 2, c'è appunto Nicolò Casolini, tu hai mai fatto la funicolare che Piotta porta porta alla centrale elettrica del Ritom? Io ho fatto la funicolare solo da Piazza Cioccaro alla stazione e viceversa, al limite fermate in mezzo. Una volta nella vita sei andato al Lago Ritom, alla Capanna Cadagno, in Valpiora? Mai. Che vergogna. Ciao, un applauso a Casolini interpreta al servizio pubblico la sua ho maniera. Mangiato il Piora ieri sera, però eccezionale, con una marmellatina di albicocche che era la fine. Sì, spettacolo. Consiglio per chi fa la Stairways to Heaven. C'è la possibilità di guardarsi indietro quando sei su a metà scala, praticamente che te sei su in sci proprio sulla parete. C'è la possibilità di guardarsi indietro o è sconsigliato? È sconsigliato, almeno se uno ha un minimo di vertigini, io soffro di vertigini. È sconsigliato, meglio concentrarsi sugli scalini davanti, arrivare in cima, quando poi c'è una bella ringhiera si può girarsi. Devi guardare il sedere di quello davanti, come esatto. Montagna. Dipende, può andarti bene o può andarti male. Lo sapevo che andavi lì, per favore. Prego. Ecco, una domanda che concerne l'evento tutto tondo, diciamo, se qualcuno volesse venire domani e non fare i gradini, c'è anche da mangiare? Fatto qualcosa. O sì. Da guardare? Cioè. Sì, sì, assolutamente, guardare e mangiare è sempre permesso, sempre piacevole. Cioè, fate i bravi. No, abbiamo per i corridori la pasta, birra, caffè, pasta, quello che si vuole. Già pasta, birra, così chiedevo perché mi chiedevano appunto da casa. Per chi volesse più informazioni sull'evento, dove le può trovare? Stairways.ch. Stairways.ch, Paolo, a te rimane da capire come si scrive Stairways in inglese. No, è la canzone delle Zeppelin, un minimo di cultura generale ce l'ho. Bravo. E grazie. Dalle 10 domani si parte? Dalle 10 si parte, ricordo che non è possibile iscriversi sul posto perché le iscrizioni sono chiuse già da lungo tempo, però è possibile venire e tifare i corridoi. Puoi spiegare a Casolini come si fa ad arrivare all'inizio della funicolare a Piotta?
che è lì più o meno. Hai in mente dove è Scruengo almeno? Ah sì, dove fanno i corsi antisbandamento. Quello dove fanno i corsi alla patente. Quello lì. Giusto. Mamma mia. No, è quello? Sì. Uno dei momenti più belli della trasmissione per chi ci vede alla tele è questo tête à tête tra Aaron Rezzonico e Nicolò Casolini che sono lì vicino. Rezzonico uno... idolo. Sì, è idolo perché almeno cugno sul territorio, ti niente. Tra l'altro Nicolò... Lo ringraziamo Paolo, ringraziamo. Grazie Aaron, grazie. In bocca al lupo per domani. Nicolò, per fare un gradino ha bisogno di una guida alpina e uno sherpa. Sotto la pelle il mondo gira anche se non ci sei. Casolini ci siamo. Paolo, lo possiamo dire che manca un quarto d'ora alla fine del villaggio oggi, sì, puntata però... del villaggio. Siamo con Sara Galeazzi che invece concluderà dalla A alla Z il 16 giugno, che è un venerdì, penso sia anche l'ultimo giorno delle scuole, giusto? Esatto, Sara? Chiudiamo quel giorno lì. Non so, tua figlia non segue il calendario normale? Sì, segue il calendario normalissimo, sì, come tutti. Penso che sia l'ultimo giorno delle scuole. Mi ricordo se è il 16 o il 24, il Zumia. Che pesa film. No, ma io sarò un pesa film, però è brutto il modello che incarna Nicolò, che fa fare tutto alla moglie e no, che lui non fa niente. Non è vero, dai. Allora, con la fine delle scuole, con la fine... Cos'è? Vai! Con la fine delle scuole, con la fine della A alla Z, Paolo, la RSI farà una nuova programmazione. Sì, ci saranno, immagino, nuove serie TV originali. Serie TV e docufiction. Abbiamo investito tantissimi soldi, abbiamo un sacco di sponsor. Abbiamo chi? Abbiamo noi RSI, pensavo, Plurale Maiestatis. Io e il mio amico Ciccio Ciaccio. Allora, cominciamo con subito sabato 17, quindi il giorno dopo la fine del quiz di Sara Galeazzi. Partiremo con Pelli Mason, camicia fuori dai jeans, sneaker da 12K, famiglia numerosa, cane, gatto, insomma l'avvocato della porta accanto. Pelli Mason combatte ogni puntata in aula per salvaguardare i propri clienti, spesso vittime di caporalato, percosse, malversazioni, schiamazzi notturni, Armando Ceroni, Fabrizio Casati, affini. Il principe del foro sarà interpretato da se stesso, da Matteo Pelli. Per la parte della vecchiaia sarà interpretato da Michele Galfetti, conduttore di Falò. Per le scene pericolose sarà interpretato da Marco Di Gioia. Cose, cioè quando si arrampica, però, tipo G.I. Joe. Io non so ancora, Sara, come sarà questa serie TV, però Pelli Mason è un titolo eccezionale. Fantastico, non potrei dire di meno. Allora, faremo anche un programma che andrà in onda il venerdì sera solo d'estate per sensibilizzare i giovani sulla tossicodipendenza, per dissuadere i delinquenti dallo spaccio. Andrà in onda appunto il venerdì con un nuovo conduttore, Fatti Chiari. Sarà condotto da un giovane rampante, Lorenzo Metadone. Questo è limite, te la passiamo ma è limite. Allora, trasmissioni sulle associazioni benefiche in India, Sri Lanka, Bangladesh, Maldive, volontariato alla base di tutto, trasmissione scritta e condotta da Clarissa Tamil. Faremo questa, è una nuova, l'abbiamo presa, è arrivata quest'anno. Va bene. Sì. Conduttrice, okay. Che arriva da lì, Bangladesh. Vabbè, allora, facciamo la mora, quiz sull'amore di e con Luca Mora, il Ken del Ceresio, sarà un uno contro uno, i concorrenti saranno da Gio Sbalmelli in giù per la parte intellettiva. Poi ci sarà appunto un quiz condotto dalla coppia Casati e Balmelli che andrà in onda la domenica. Già capito, dai. Ecco, voilà. Attenti a quei bue. Serie di domande sull'alimentazione, sullo sport a divano, inizio 20:40, fine 20:42 per calo di zuccheri dei protagonisti. Poi ci sarà una docu-fiction con Jonas Marti sulle acque luride di Pizza Miglio, sui problemi della Thermoselect, sulla puzza persistente della Valle della Motta, la scoria infinita. 5 puntate dirette da Alberto Meroni, scritte da Eric Bernasconi, ideate da Niccolò Castelli e pagate dalla Lega dei Ticinesi. Ricordiamo che l'affare Thermoselect è evaso da parecchi anni. Però. Il termovalorizzatore. Sì. Okay. Poi faremo con l'apostrofo Latte Macchiato, programma sulla sesta e settima età. Conduco io. No. Abusi, soprusi, angherie tra pazienti delle case anziani, programma di Carla Nurgauer. Pubblico in studio sarà o imbalsamato o cartonato, dipende. Ci sarà anche sono quelli che insomma, gli verranno date anche delle scariche, è cattiva, molto cattiva. Saranno date anche delle scariche di adrenalina per farli parlare. Allora, poi ci sarà tipo Pulp Fiction, poi ci sarà più Pulp che Fiction in questo caso.
lo spengo. Vai avanti, oh, sono belle, son belle. Poi ci sarà, chiudiamo per chiudere l'estate il programmone del secolo, tutti i soldi verranno messi lì perché il budget lo fa lui stesso, Timballando con le stelle, il direttore RSI alle prese con dei VIP e la loro danza, i personaggi VIP ticinesi parteciperanno totalmente in tutù a questa manifestazione, sono già stati scelti 3 concorrenti su 5, se la sono giocata i resti saranno Fabrizio Casati, Ivan Frapolli e Roberto Cattaneo. Molto bene, rimaniamo sulla RSI che i programmi sono già state chieste le cinghie del Saurer per tenere il tutù dei protagonisti. Allora, non è proprio come ha detto Casolini che finisce il villaggio, finisce il mondo e dopo di noi, après nous, le deluge. Non è proprio così, siamo tre normali mostri, non è che succede qualcosa di brutto. Normale. Semplicemente finisce questa stagione del villaggio, ci rivedremo presto. Non facciamo i preziosi. Attenzione, e torneremo a risentirci e a rivederci. Abbiamo ancora con noi Sara Galeazzi. L'esamino finale per voi. Ecco, delle domande per noi, va bene, andiamo. Con la lettera A. Sì. Attacca panni per scimmie. Casolini. Con la A è lunga, la sai? Attacca panni per scimmie? Sì. Con la A. Lettera. La seconda, P, up. Lettera. P. La terza, una P, up. Diglielo. Attacca panni per appendicite. Vabbè. Bella questa, bella, ragazzi. Bravo, brillante, sera galera. Per Paolo, cervo femmina di facili costumi, con la C. Cervo femmina di facili costumi. Io la so questa. Dai che la sa. La sai, risponde dilla lui. Tu. E però non so. No, risponde lui. No, dilla tu. Cerbottana. Ma non sono domande vere. Questa non la fai però. Con la G, gravidanza di moglie di ferroviere. Con la G. Gravidanza di moglie di ferroviere. Allora, con la G, lettera? L'ultima, una E. Gravidanza. Gestazione. Bella. Capita Balmelli, facciamo un applauso per gestazione. Facciamo l'ultima. Facciamo l'ultima. Con la M, attenzione, attenzione, provate anche voi da casa. Elenco di più persone di sesso maschile. Con la M, elenco di più persone di sesso maschile. Maschilista. Maschilista. Bravo. Bravo. Come on to the Batmobile. To the Batmobile. Let's go to the Batmobile. Ci sei arrivato veloce a questa, Paolo. È sorprendente. Il villaggio di Rete 3. Il villaggio di Rete 3. Con Barista, la miscela professionale per uso domestico di caffè Chicco d'Oro. Chiccodoro.ch. Chiudo io perché saresti prolisso, Casolini, dico solo che potete rivedere tutta questa stagione del villaggio sul Play RSI, se mettete villaggio in Google, villaggio di Rete 3, poi trovate tutti i video delle puntate. Come detto, torneremo a rivederci e a risentirci in un'altra occasione col villaggio di Rete 3, grazie a Sara Galeazzi. Siete stati bravissimi. Grazie Sara Galeazzi, ci mancherete, ci mancherete. Questa sera ovviamente dalla A alla Z, grazie a... al dottor Bosia in regia tecnica, grazie a Luca Marcionelli, grazie anche all'amico Lanfranconi, grazie per la parte social, alla mamma Jos Balmelli e Paolo Guglielmoni, grazie anche dal sottoscritto, ecco, ti pareva, date un bacio a tutte le mamme che è la festa della mamma, ciao, ciao, alla prossima, grazie, ciao ragazzi, diamo, bravo Paolo.